Il diniego integrale alla trascrizione è un atto gravemente discriminatorio. Il Comune di Perugia avrebbe dovuto trascrivere l'atto così come ha sostanzialmente sostenuto la Cassazione in un orientamento che è ormai univoco, in quanto il bambino è quello che è al centro della questione, i suoi diritti fondamentali. Se tu non trascrivi l'atto di nascita vuol dire che quel bambino non esiste come cittadino, non ha nessun tipo di diritto, non solo successore, ma neanche può interloquire con gli organi, con gli organismi, diciamo, pubblici, avere tutela sanitaria. L'atto non è contrario a quello che si chiama l'ordine pubblico internazionale. Il Comune di Perugia avrebbe comunque potuto optare per la trascrizione della filiazione in relazione alla partoriente, e in quel caso si sarebbe potuto fare comunque ricorso. Negare in maniera completa è un atto gravemente discriminatorio ed è un messaggio politico che il sindaco Romizzi, in qualità però di ufficiale di Stato civile che è tenuto invece ad applicare la legge, perché la sua delega come ufficiale di Stato civile non ha nulla a che vedere con le sue appartenenze politiche, vuole dare a una parte del suo elettorato. Ma noi stiamo in questo momento discriminando un bambino su cui non possono ricadere quelle che qualcuno pensa essere le colpe dei genitori. In maniera chiara, in questo senso, si esprime la Cassazione. Abbiamo i diritti anche dei figli incestuosi riconosciuti, questo perché al centro, in applicazione delle convenzioni internazionali, ci sono i diritti dei bambini. Questo noi ci dobbiamo ricordare. La Cassazione dice che il principio fondante è la sua tutela, e per la sua tutela tu, ufficiale di Stato civile, sindaco Romizzi, che hai anche la colpa in vigilando, avresti dovuto trascrivere l'atto di nascita, perché la filiazione è il presupposto per l'esercizio dei diritti di cittadinanza a 360 gradi, addirittura dell'acquisto della cittadinanza italiana. Noi oggi ci troviamo di fronte a un bambino che per discendenza è italiano, i cui diritti vengono tutelati da uno Stato estero, cioè dalla Spagna, perché di fondo lui solo lì può trovare soddisfazione ai suoi diritti, ma in maniera limitata. Perché? Perché questo bambino non è cittadino spagnolo. Quindi questa è la situazione in cui ci siamo posti, con un atto che è gravemente lesivo e discriminatorio, per dare un messaggio a chi? A una fetta dell'elettorato. Ma tu sei ufficiale di Stato civile, cioè la colpa è in vigilando. Tu devi, sindaco Romizzi, e noi l'abbiamo diffidato, in autotutela modificare quell'atto. E vi dico che glielo dice anche l'avvocatura di questo comune. Quindi più grave di così questo atteggiamento assolutamente non potrebbe essere. Il bambino è nato in Spagna da due persone italiane, cittadine italiane, residenti in Spagna, ma non hanno la cittadinanza spagnola. Quindi questo, per l'ordinamento internazionale, è figlio di persone italiane che deve avere la cittadinanza italiana. Non può avere la cittadinanza spagnola perché non esiste una norma sullo ius soli in Spagna, come in Italia del resto, per cui il bambino nato sul suolo spagnolo acquisisce automaticamente la cittadinanza spagnola. Questo non è possibile. È per questo che il consolato italiano a Barcellona, ottemperando alla normativa internazionale, ha trasmesso gli atti al comune competente, che era il Comune di Perugia, perché le madri sono iscritte all'area di Perugia. Certo. Gli atti che vengono trascritti non possono essere contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento, e si ritiene che avere due madri o due padri non è un principio contrario ai principi fondamentali dell'ordine pubblico. Perché? Perché nella valutazione di questa clausola generale, che è l'ordine pubblico, occorre tenere in considerazione, fare un bilanciamento di questi principi, e la Cassazione, la giurisprudenza dice che il principio più importante da tenere in considerazione in questo caso è l'interesse superiore del minore, cioè l'interesse ad avere la continuità dello status di figlio nei confronti di entrambi i genitori, uno status che si è formato all'estero attraverso un atto legittimo di un paese dell'Unione Europea. Intanto responsabilità costituirà le falsità che sono state dette ieri in Consiglio Comunale in occasione del Question Time, quando è stata presentata un'interrogazione a firma mia e di Tommaso Bori, a cui forse non rispondere sarebbe stato meno grave di rispondere con delle falsità. Questa vicenda è un errore da diversi punti di vista, istituzionale, politico, amministrativo, tecnico. Intanto non è vero che il Comune non ha responsabilità in merito, ce l'ha e sono soltanto sue. Questa vicenda non è accaduta solo a Perugia, anche in altre città, in altri comuni è accaduto una cosa del genere, ma altri comuni hanno risposto in modo diverso, altri comuni hanno recepito e trascritto in modo integrale l'atto di nascita del minore, e altri comuni che invece l'hanno trascritto solo in modo parziale, intanto non hanno riconosciuto l'identità del bambino, che è la cosa più importante, e poi comunque i genitori sono ricorsi in sede giudiziaria.